Costruire un mondo di pace nel rispetto reciproco tra culture e religioni diverse. Sfida non facile e a dir poco coraggiosa quella proposta dall'amministrazione comunale di Gasperina nel contesto di una intensa giornata contro il razzismo culminata in un convegno dibattito nel giardino di Palazzo Manni. Ad animare la manifestazione gli interventi di Monsignor Pino Silvestre, componente del Consiglio Episcopale dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, di Khalid El Sheikh, guida religiosa dell'Associazione Islamica Dar es Salaam, e di Jens Hansen, pastore della Chiesa Valdese di Catanzaro. Innanzitutto dobbiamo imparare veramente di non dividere più l'umanità, come si fa in genere. Noi siamo i bravi, loro non sono bravi, e di camminare insieme e di trovare un'inclusività invece di escludere, quindi di non lasciare fuori nessuno, ma integrare tutti. I tre relatori hanno incentrato le loro riflessioni sull'unico Dio e sul dialogo interreligioso come terreno di incontro e confronto tra soggetti diversi che non rinunciano alle loro caratteristiche e specificità, ma anzi trovano nella relazione con l'altro una maturazione e una nuova conoscenza di sé. Le religioni non dividono, non escludono, piuttosto includono, e i punti comuni si possono trovare sul piano valoriale, come la custodia del creato, prima di tutto, un'accoglienza della vita, un'etica e una finanza che sia degna dell'uomo e non uccide, e così via. Sono moltissimi, come anche un altro aspetto importante è quello della centralità della persona umana, nella promozione della dignità della persona, del bene comune. Cioè, tutti questi sono punti in comune tra le religioni, quindi si trovano punti di incontro. Le società multiculturali e multietniche portano il dialogo a essere una scelta di pace politica e civile, hanno unanimemente evidenziato, ognuno dal proprio punto di vista e secondo le rispettive posizioni teologiche, Silvestre, El Sheikh e Hansen. Condivisa anche dal pubblico la prospettiva di una reale fratellanza basata sulla comune origine da un unico Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca. 3 mesi fa abbiamo cominciato il discorso con Pino Silvestre, che lui rappresenta la Chiesa, per il dialogo interreligioso, e ci siamo incontrati nella sua Chiesa, ci ha proposto di aprire queste tavole anche alle altre confessioni. L'abbiamo abbracciato con questa idea, stiamo lavorando adesso con lui, anche con altre confessioni, anche con il nostro Presidente, di andare oltre magari queste tematiche sporadiche, ma fare degli incontri magari periodici programmati, discutere magari anche vivacemente di alcuni argomenti magari ci accomunano e a volte anche ci dividono, ma in modo molto pacifico, molto rispettoso. Nelle conclusioni del sindaco di Gasperina, Gregorio Gallello, la soddisfazione per un confronto alto, capace di restituire qualità di pensiero a tutti i presenti. Pensiamo che il pensiero appunto non debba andare in vacanza. E quindi abbiamo sfruttato un'occasione organizzata dalla Proloca e da Fondazione Città Solidale di questa giornata contro il razzismo per inserirci e discutere in un contesto ovviamente che in qualche modo appartiene a tutti, un legame, una religio, come si suol dire, appartiene un pochino a tutti noi, laici e religiosi, e quindi abbiamo invitato 3 personalità. Di 3 religioni diverse, per dirci innanzitutto che le religioni non dividono, includono, lottano contro alcune discriminazioni e disegnano un percorso etico per l'uomo.